Buonasera, bentrovati a questa edizione del nostro Tre Giornali. Dunque, l'avete visto nel servizio, danni e devastazione a causa dei violenti temporali e delle bufere di vento che hanno flagellato la costa orientale della Sicilia. Secondo gli esperti sarebbe caduta, pensate, la quantità d'acqua che normalmente cade in 6 mesi. Vi mostriamo ancora immagini di distruzione che arrivano da Catania. Vediamo un locale proprio sul lungomare completamente distrutto dalle violente mareggiate delle ultime ore e dalle forti raffiche di vento, che hanno totalmente divelto anche il maxi schermo montato, lo vedete in queste immagini, montato in piazza Università, fortunatamente senza conseguenze per i passanti. Ancora vi facciamo vedere le immagini del viale Kennedy alla Playa, che è stato parzialmente interdetto al transito veicolare nel tratto finale perché letteralmente invaso dalla sabbia, mentre invece in Piazza dei Martiri si sono registrati momenti di paura, anche in questo caso fortunatamente senza conseguenze per le persone a causa della caduta della lunga asta che regge la bandiera tricolore.